La provincia di Teramo festeggia i 218 anni dalla sua fondazione, un territorio che è pronto a nuove sfide, quelle che nascono dai territori. In questo caso si punta sulle infrastrutture e i collegamenti, soprattutto con le regioni vicine Marche e Molise. Nel corso degli ultimi anni il ruolo della provincia è venuto meno a causa delle leggi del Rio. La prospettiva è quello di riprendersi un ruolo centrale. Una provincia che si rinnova, una provincia che vuole riportare l'attenzione della politica, il ruolo della provincia, benché purtroppo detratta di diverse competenze della legge del Rio, ma la provincia rappresenta l'ente di raccordo interterritoriale e istituzionale. Può fare soltanto per quello che è lo sviluppo del territorio, soprattutto per le infrastrutture. Non a caso ci siamo occupati dal primo giorno di grande viabilità, connessione verso Ascoli Piceno, verso la costa, quindi la Teramo Mare, ma anche oggi si tratterà di quello che è la connessione verso Roma. Le infrastrutture sono il primo grande ingrediente per lo sviluppo di un territorio e per accrescere il suo valore economico, il suo PIL. Importante anche il ruolo appunto dei sindaci nei singoli territori. Sì, i sindaci devono essere coesi, creare comunità, fare raccordo territoriale e spingere per grandi progetti di lungo periodo. Dobbiamo abbandonare l'idea di fare solo progetti che possono essere utili per la tornata elettorale successiva, ma dobbiamo pensare in grande e pianificare tutte le prospettive almeno per il trentennio che ci succede. Presenti il consigliere regionale del PD Dino Pepe e l'onorevole Luciano D'Alfonso, il componente della Camera dei Deputati ha ricordato quanto sia importante che la provincia ritrovi il suo ruolo centrale al di là dei campanilismi. È necessario che l'ente provincia ritrovi la sua competenza, la sua energia, la sua motivazione, perché è ente intermedio che consente che l'egoismo a volte involontario dei campanili venga risolto, sublimato e diventi progetto strategico. La provincia di Teramo ha una grande tradizione di buon governo. La provincia di Teramo ha sempre fatto notare se stessa nel sapere comporre le istanze dal basso. In provincia di Teramo, dove c'è una buona dotazione di infrastrutture, però tutte datate, adesso è arrivato il momento di ripotenziare le infrastrutture. La Teramo Mare va completata, così come il collegamento dell'Abruzzo con le Marche attraverso un dialogo funzionante tra Teramo e Ascoli Piceno. Noi dobbiamo ragionare nei termini di una macroregione che faccia alleare Abruzzo, Molise e Marche, e il dialogo con le Marche deve essere garantito dalla provincia di Teramo attraverso le infrastrutture.